Benvenuti ragazzi in un'altra puntata sul canale, sono Marco degli Aircraft e siamo qui con un nuovo deck ragazzi. Finalmente l'Arc Favi è arrivato e noi come di rito ogni volta ragazzi andiamo a provare le carte, evento e droppate dei vari personaggi per vedere se sono forti o meno nelle loro combinazioni. Devo dire ragazzi, è già da tempo, anzi dal fotonico, che vedo che in realtà delle carte abbastanza forti vengono droppate. Detto questo ragazzi, vi invito a lasciare un like, un commento, ad iscrivervi al canale. Intanto vi mostro subito il deck ragazzi, ripeto, io non, niente minibox, niente estratto deck. C'è solo una piccola variante che ve la faccio vedere ora ragazzi. Ovviamente ho aperto il selection box, ho avuto una botta di culo e ho trovato Aether Drago Potenziatore Malvagio. Ora ragazzi, è vero, è forte, ma in un deck così ragazzi comunque non è che dà quel grandissimo peso, in realtà è comodo, però la meccanica comunque sono tutte carte droppate. Ovviamente le carte trappola ragazzi sono quelle che abbiamo, quindi il back row, vuoi o non vuoi, serve sempre. Abbiamo messo qui un drag avanzato occhi diversi, molto forte, molto simpatico ragazzi, forti anche l'artista amico Grinfio Argento ragazzi. Qui parliamo di 300 per ogni artista amico, quindi passa da 2100, se c'è un altro diventa un 2004 e via discutendo. Da non sottovalutare ragazzi l'artista amico Gongatto, perché riduce i danni a zero. Se avete un attacco diretto, se il Gongatto è un pendulum, il vostro danno è pari a zero. Ovviamente qui mostro da 8, che abbiamo in due ragazzi, comunque Mago Miratempo in combo con il Mirastelle, che poi più avanti potete andare anche a sostituire con il Ryan Bonzu tranquillamente. Drop da 8 signori e buonanotte, e noi andiamo giù in quella maniera. Notato che ci conviene molto più spesso, qui l'extra deck io non ce l'ho. Ragazzi, come dicevo, sto preparando anche intanto un deck con lo strato deck aperto una sola volta. Quindi magari chi non ha le gemme, non ha avuto una gran quantità di gemme da poter vision box in 3x, scusate i pappagalli qui. Quindi magari ragazzi sto creando qualcosa anche apposta per voi, per poter andare a creare un mazzo dove tutto sommato potete anche giocarlo. Ma noi andiamo giù ragazzi, qui un bel 6 samurai. Un po' di bordellino, mettiamolo. Intanto ripeto ragazzi, fatemi sapere se vi piace questa inquadratura dal tavolo o meno. Fatemi sapere anche cosa ne pensate di questo Arc 5, se siete rimasti contenti o meno. Io sinceramente pensavo che distruggesse molto il gioco, tutto sommato sembra che invece stia reggendo abbastanza bene, che ci permette di giocare in qualunque mazzo ne volessimo giocare. Ecco qui ragazzi, intanto il lupino. Sì, lupino, buonanotte all'artista amico. Come potete vedere si buffa al 2100, quindi già non è male. Dai ragazzi, io sto usando Yuya, potete usare qualunque personaggio perché qui non andremo ad utilizzare l'abilità che ci fa cambiare il campo, quindi usate chi volete per poterlo farmare. La canadia ragazzi l'ho inserita affinché io posso utilizzare l'effetto, o meglio posso utilizzarla come tributo per il drago occhi diversi. Ecco ragazzi, da notare questa meccanica che è molto forte comunque. Il drago occhi diversi ha distrutto un mostro, noi abbiamo potuto evocare il nostro mostro da 5 superiore e comunque andargli a bandire ovviamente un mostro quello suo. Ripeto, sì, quella non è una carta droppata, però ragazzi alla fine ripeto non fa tantissima differenza. Abbiamo tante carte di livello 5 che ci regalano il gioco stesso. Ma
potete vedere, ragazzi, ho utilizzato l'effetto del fantasmino che aumentava l'attacco del mostro. Quindi noi andiamo avanti. Come potete vedere, ragazzi, ho iniziato con il leggendario ad utilizzare il deck e poi ovviamente è finita la stagione, quindi sono passato al a platino, ma poco importa comunque, ragazzi, un mazzo tutto sommato, ragazzi, anche chi abbassa i livelli permette di rankare, non vi preoccupate, presto avrete anche una nuova versione che tutto sommato mi sta portando dei buoni risultati, E questo, ragazzi, anche vi permette comunque di risparmiare gemme. Il nostro amico va giù, fa un bel 2005 di difesa. Ok, noi andiamo a distruggere la prima carta e piazziamo una bella board. Ok, ovviamente anche lui gioco potenziato. Lo riportiamo in mano. Ragazzi, in ogni caso, guardate come noi le abbiamo bloccato intanto il campo in questa maniera. Quando dovesse mettere un altro pendulum, noi lo bandiamo col ciclone, però fino ad ora è andata bene, noi ancora ce la stiamo qui scopoleggiando perché non c'è, non mi è arrivato un mostro in mano, ok. GG, andiamo avanti. GG, troppo avanti, ci vediamo. Vedete, ragazzi, ecco qui. Lui piazza la carta, noi gliela bandiamo. Ciao bello, gli blocchiamo in questa maniera comunque di un bel po' anche le giocate, Non può fare più pendulum da nemmeno dal cimitero né dalla mano. Ecco qui, ne abbiamo giù di Gongatto, ragazzi, che è molto forte, Ecco qui, e lui ha buttato già una bella board giù pesante. Ecco qui, ragazzi, guardate l'effetto del, come caspestina, del fantasmino qui, Rainbows, che ha potenziato il lupo. Addirittura l'abbiamo fatto salire a 3003, anche grazie all'effetto dell'altro lupo artista amico. E qui, ragazzi, il nostro avversario comunque ci saluta. Noi nel caso avevamo il Gongatto e ci riparava dall'attacco diretto. La carta per me è molto forte comunque.
E qui ragazzi, il gongatto messo in questa maniera per ridurre a zero i danni diretti. Andiamo al nostro artista amico, molto forte. Questi cicloni sono dannatamente rischiosissimi, ragazzi. Piccolo errore di canadia, un piccolo errore di distrazione, vabbè ogni tanto ci sta, dai. E che ragazzi, e anche qui ci vediamo la nostra bella partita. Comunque ragazzi, il deck è funzionale, potete vedere una serie di vittorie comunque è stata fatta. Quindi per carità, chi vuole racimolare gemme, li vuole accumulare comunque per poi spacchettare e fare quello che cavolo vuole, ci mancherebbe, lo può fare tranquillamente, utilizzare questo deck in questa maniera e vedere se magari si trova bene nella sua meccanica o meno. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio tutti coloro che si sono iscritti, che ci seguono. Ragazzi, io vi ringraziamo di cuore. Detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Questa volta ragazzi, il prossimo deck sarà free to play, quindi starto deck un per, quindi per chi volesse tranquillamente seguiteci, allora alla prossima puntata.